Eccomi, lupi solitari, viaggiatori e sognatori che non si arrendono mai. Prima di andare a dormire vi lascio il mio diario di oggi. È il sesto giorno del viaggio dell'eroe. Io ho preso parecchi appunti perché sono successe cose molto belle. Quest'oggi è stato un giorno di sole dopo giorni uggiosi di nebbia in cui mi sembrava di non vedere al di là della punta del mio naso. Quindi anche il mio umore è sicuramente stato più... Insomma, migliore, più sereno, sicuramente. Allora, ragazzi, un appunto importante per voi che vi accingete a fare questo viaggio dell'eroe, lasciare la vostra zona di comfort, le vostre vecchie abitudini, i vostri schemi di pensiero. Ricordatevi questo che è molto molto importante. Per partire per un viaggio come questo è necessario aver fatto un cammino interiore di un certo tipo, di un certo spessore, di una certa qualità spirituale. Ciononostante durante il vostro percorrere la strada che avete davanti vi capiterà di rispondere a delle sollecitazioni esterne secondo i vecchi schemi, secondo il vecchio uomo, secondo la macchina biologica che è il nostro corpo con la mente che insomma è abituato ad avere un po' delle reazioni automatiche a certe sollecitazioni. Quando dovesse capitare di sbottare con una frase o un pensiero della vecchia scuola di pensiero, per l'appunto, fate attenzione a verbalizzarlo perché potrebbero esserci delle persone vicino a voi che vi ascoltano e la prendono sul personale e reagiscono di conseguenza perché questa è la legge di risonanza. Nel caso specifico, io stamattina ero un turno di doppiaggio con persone carine a cui voglio bene. Ma a un certo punto, sollecitata esternamente da una battuta, forse in quel momento un po' brusca, di una persona, ho reagito secondo la vecchia Jasmine, dicendo: Non sono mica sorda, <ride> non sono mica sorda, ho sentito. Da quel momento in avanti, quella persona ha avuto un comportamento leggermente piccato, un pochino, poco, poco diverso. Quindi se volete mantenere buoni rapporti, mi raccomando, fate attenzione a queste ricadute che ci saranno, eh? sono inevitabili, ma fatevi perdonare. Ecco, e abbiate molta pazienza con voi stessi. Questo per cominciare. Poi, l'importanza del networking. Io non mi stancherò mai di dirvelo quanto sia importante prendere in considerazione tutte le persone che la vita vi manda. Potrebbe essere anche un messaggio mandato per errore da parte di qualcuno. Mi è successo proprio ieri, mi è arrivato. Da parte di qualcuno, una persona che non sentivo da vent'anni o quasi, dai, non esageriamo, su dal 2007, quindi fanno tredici anni più o meno ad oggi. Ecco, questa persona che non sapevo neppure avesse il mio numero di telefono mi ha lasciato un messaggio su WhatsApp, ma non era un messaggio rivolto a me, era rivolto a una persona che tra l'altro ha un nome che inizia con una lettera completamente diversa quindi devo ancora capacitarmi su questa cosa e mi sto ancora chiedendo come mai è stato mandato questo messaggio per errore proprio a me allora ho deciso di rispondere a questo messaggio dichiarando apertamente che avevo riconosciuto il mittente e da cosa nascerà cosa ne sono sicura il Brasile mi sta perseguitando Sto incontrando sempre più persone che hanno un cognome brasiliano, antenati brasiliani, parlano in portoghese, come se si concentrasse in un periodo piccolo, in un periodo breve di tempo, eh, la stessa tipologia di incontri e anche lo stesso messaggio. Sto ricevendo nei social, nei libri che leggo, ovunque io posi lo sguardo, lo stesso identico messaggio. Non aver paura di essere chi sei, sii te stessa senza compromessi perché gli altri sono presi. Ora, io questo concetto l'avevo già ben incamerato, quindi non è un concetto a me nuovo, è un concetto anzi che tendo ad applicare tutti i santi giorni, ma evidentemente in questo periodo me ne devo ricordare più spesso, forse perché chissà se deve aprire una porta speciale, allora mi devo ricordare di non scendere a compromessi con la mia vera natura con chi sono veramente, qual è la mia mission, qual è il mio obiettivo nella vita. Quindi state in guardia, potrebbe capitarvi durante il viaggio appunto di ricevere messaggi ricorrenti, quindi fate la somma dei messaggi e traetene un unico messaggio che li riassume tutti, perché sicuramente avrà un valore speciale per voi. Dopo avervi parlato della legge della risonanza e dell'importanza del networking, vi parlerò di come io sia riuscita in questi giorni a far sì che la nebbia si viradasse e quando mi riferisco alla nebbia mi riferisco in particolar modo a uno stato di malinconia, a uno stato emotivo anche leggermente ansiogeno, se così si può dire. I miei pensieri tendevano a richiamarsi a vicenda e a effetto palla di neve, diventare sempre più, tra virgolette, catastrofici, perché si inizia da una piccola cosa e se si comincia a dare retta a. Uh, prestare la propria attenzione a questo genere di pensieri finiscono per diventare sempre più così importanti e, e poi alla fine a mettere radice. Prima che questo avvenga, allora noi possiamo fare degli esercizi o quantomeno portare la nostra attenzione sul fatto che siamo ansiosi, tendiamo a pensare al nostro futuro in termini non propriamente positivi e quindi ecco che possiamo adottare questi cinque stratagemmi. Il primo è respirare a fondo, con calma, concentrarsi sul proprio respiro e mentre si respira riportare l'attenzione al presente, al qui e ora. Il secondo consiglio è concentrarsi sul proprio obiettivo, cioè portare l'attenzione lentamente dal pensiero ansiogeno che continua a ripresentarsi all'obiettivo che stiamo per raggiungere alla nostra vision alla nostra mission a tutto quello che di bello e di positivo ci sta di fronte quello che abbiamo magari scritto o non scritto ma che comunque è sempre presente nel nostro cuore e nella nostra mente. In questo modo i vecchi pensieri moriranno di fame perché, non venendo nutriti, logicamente si indeboliranno fino a sparire completamente. Il terzo consiglio è fare da testimone a noi stessi, cioè osservarci da fuori mentre siamo leggermente malinconici e ansiosi, come se fossimo un nostro genitore. Usciamo da noi stessi, ci guardiamo da fuori e ci diciamo: Vieni qui, che ti faccio una coccola. <ride> Più o meno così. Il fatto di osservarci da fuori ci porta ad essere testimoni di noi stessi, testimoni dei nostri pensieri, del nostro comportamento. Questo ci aiuta a non identificarci troppo con noi stessi, con quello che crediamo di essere, con quello che crediamo di vivere in quel momento e con i nostri pensieri, con le emozioni, con i sentimenti del momento. Noi non siamo quello che crediamo di essere, non siamo le nostre emozioni, i sentimenti, le nubi di passaggio, siamo ben altro e quindi guardandoci da fuori portiamo di nuovo la nostra coscienza a un livello esterno e superiore a quello in cui normalmente viviamo nella nostra cosiddetta macchina biologica, nel nostro corpo. Altro consiglio, distrarsi con cose divertenti, se c'è un libro che ci piace, ci diverte, se c'è qualcosa che ci diverte, Può essere appunto un libro, una lettura, un film. Il fatto stesso di ridere ci aiuta a far sì che il cervello sviluppi delle endorfine, comunque gli ormoni del benessere, e questo porterà pian pianino il nostro animo a riprendere il controllo della situazione nella pace, nella serenità, sdramatizzando, riportando le nubi nella loro giusta dimensione, non facendone delle nubi gigantesche ma riportandole alla dimensione di cirri in un cielo azzurro fino a che anche i piccoli cirri graziosi non evaporeranno Lasciando il cielo limpido, cristallino, trasparente, pronto ad accogliere solo pensieri buoni e una disposizione d'animo sicuramente propensa ad affrontare il futuro in qualsiasi modo si presenti con il giusto piglio, il giusto atteggiamento e la modalità più utile ad affrontare qualsiasi evenienza. Il diario di oggi termina qui. Vi auguro. Per chi a quest'ora, perché sto registrando alle 11 di sera del 21 gennaio 2016, se state per andare a dormire vi auguro la buonanotte. Se invece ascolterete questo podcast in altro momento, in altro tempo, comunque vi auguro tutto quello che di buono e di bello eh, potete predisporvi a ricevere. A presto, un bacione.